Ok, registrazione avviata. Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui. Io sono Giuseppe Cericola, Country Manager di Tikmill Italia. Oggi con me Salvatore Labriola, trader indipendente e programmatore da oltre 15 anni. Vi invito a prendere visione del disclaimer, che leggo brevemente. I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Tikmill ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo all'investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tikmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmill, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio: il trading di prodotti finanziari in leva comporta un altro grado di rischio e non è adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere l'investimento iniziale. Assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Ci siamo presentati, già ci siamo presentati. Io sono Giuseppe Cericola, come dicevo, country manager di Tikmill e trader sul Forex dal 2008. Che cosa, prima di presentare l'expert, vi faccio una panoramica sul broker che rappresento, Tikmill. È un broker non dealing desk con le commissioni tra le più basse del settore, spread a partire da 0 pips, forte regolamentazione con la FCA UK e i fondi sono assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui profitti, quindi potete utilizzare tutti gli expert e le strategie che ritenete più opportune. Non ci sono ore quote e c'è la possibilità di essere eseguiti anche in slippage positivi. La velocità di esecuzione è mediamente di 0,1 secondo, garantita da oltre 10 server sparsi sul pianeta Terra. Ampia gamma di mercati, quindi Forex, CFD, tra cui anche il FTSE MIB, materie prime, metalli preziosi. Strumenti di trading come AutoChartist, VPS in sconto, il One Click Trading e demo illimitata. Non ci sono costi sui prelievi e depositi. E c'è un interessante partnership con il programma di Introducing Broker, dove le commissioni che vengono generate dai clienti introdotti vengono divise al 50% tra noi del broker e appunto l'introducer. Poi c'è un'assistenza e un servizio che abbiamo aggiunto da poco, visto che abbiamo il regime dichiarativo, abbiamo pensato ad un'assistenza nella dichiarazione del capital gain fornita da un nostro studio commercialista, quindi esterno, dove tutti i clienti di Tikmill avranno uno sconto del 50% sulle tariffe applicate. Per info c'è la email a dottor.marcod@gmail.com. Ecco, questa è una panoramica dei server che sono sparsi nel mondo di Tikmill. Questa è una comparazione con i competitor dal sito esterno di MyFXBook, dove Tikmill, incluse le commissioni, ha, come potete vedere, gli spread e le commissioni tra le più basse dell'industria del Forex. Un altro sito esterno, appunto, potete qui vedere che sul mensile Tikmill risulta essere il terzo broker più conveniente in termini di costi dietro a LAMAX e IG. Quindi potete comunque, sappiamo tutti quanto siano importanti i costi di transazione per un trader, e quindi su Tikmill avete la certezza di avere tra le condizioni più competitive sul mercato. Mi invito a provare il conto di benvenuto da 30 dollari, dove potete provare quindi sul server reale, senza nessun impegno, le nostre condizioni di trading. Allora, che cosa andiamo a spiegare quest'oggi? Salvatore, tu mi senti bene, giusto? Allora, spieghiamo il trend Is Your Friend. Quindi è un expert che è l'ultimo lavoro, l'ultimo progetto di Salvatore Labriola, con cui si è creato un rapporto particolare. Chi ci conosce, chi segue la nostra chat su Telegram, sa che proponiamo dei lavori che siano expert o strategie discrezionali. Le andiamo a testare noi stessi prima su conti demo,
E poi su conti reali, dove forniamo delle statistiche senza alcun filtro, quindi accessibili a tutti, per andare a verificare con oggettivamente come vanno queste strategie. Quindi l'ultimo lavoro è questo expert, dal nome sicuramente molto, come dire, trend is your friend, è una massima del trading, quindi il trend è tuo amico. E Salvatore oggi ci spiega che cosa fa questo expert e grosso modo come può essere utile ai vari traders che si approcciano al mercato. Salvatore, io ti lascerei la parola se lo vuoi descrivere, io poi sono qui, lo utilizzo anch'io personalmente, ho iniziato a utilizzarlo da qualche settimana e quindi lo conosco abbastanza bene. Cerchiamo di dare degli spunti sicuramente operativi, quindi sarà molto operativo andremo proprio a spulciare l'expert a spiegare ogni variabile affinché possiate già utilizzarlo da domani, prima, magari su conti demo o su conti di benvenuto oppure su qualsiasi altro broker, però l'importante è che ne capiate bene le caratteristiche per poter poi magari anche fornire dei suggerimenti per implementarlo e quindi siamo qui a vostra completa disposizione. Salvatore, se vuoi, puoi illustrarne le caratteristiche. Sì, Io. innanzitutto, sì, grazie Giuseppe. Innanzitutto saluto tutti, grazie per la partecipazione. Mi presento innanzitutto per chi non mi conosce. Mi chiamo Salvatore Labbiola, sono un consulente finanziario, trader indipendente, svolgo questa professione da oltre 16 anni. Inizialmente ho collaborato con banche, società di intermediazione immobiliare con la qualità di promotore finanziario, sempre con un occhio dedicato al trading, per poi dedicarmi esclusivamente al trading a tempo pieno e a tutte le relative dinamiche che appartengono appunto a questa professione. In effetti, con il nascere delle nuove tecnologie, con il nascere delle nuove piattaforme sempre più evolute, mi sono dedicato in autonomia, in autonomia alla programmazione di vari strumenti che ritengo necessari per le mie decisioni di trading, che supportano ogni giorno. Scusate, ogni giorno supportano le mie decisioni. Permettetemi solo una brevissima considerazione sulle automazioni, perché spesso e volentieri mi capitano queste domande. Io credo che le automazioni in linea di massima siano in certi casi addirittura indispensabili, ma non ho mai creduto nell'expert miracoloso. Cioè, toglietevi dalla testa l'idea di avere un robot o un programmino che faccia tutto da solo, che guadagni sempre in ogni scenario di mercato. Ritengo invece che la giusta combinazione tra l'expert advisor, sia esso un indicatore o uno script, e l'operatività discrezionale, quindi l'intervento nostro umano, sia la strada migliore da seguire per avere discrete soddisfazioni. Un EA ci deve aiutare, non può fare tutto da solo. Le variabili in gioco sono davvero tante e non si possono nemmeno programmare tutte. Esistono in giro, per carità, ottimi EA, insomma, costruiti discretamente bene, in cui è programmato davvero, davvero tanto, ma l'evento imprevisto purtroppo non lo si può calcolare. Per evento imprevisto io intendo anche una banale caduta di linea di ADSL, oppure il server del broker va in blackout, e l'expert che fa in quel caso? In quel caso l'intervento umano qual è? È quello di alzare la cornetta e chiamare direttamente il broker via telefono. È una cosa che l'expert non potrà mai fare. Ecco, questo giusto per farvi capire che negli anni ho programmato davvero decine, se non centinaia e centinaia di expert advisor. E direi che ognuno di essi serve, o mi serve ancora tuttora, a qualcosa. Alcuni, pensate un po', in passato io li ho anche denominati in funzione di ciò che mi serviva facessero. Che ne so, per esempio, avevo automatizzato alcune strategie che dovevano darmi un certo profitto mensile, chiaramente non tutti i mesi, perché magari se no avrei trovato la pietra filosofale, no? Avrei fatto questi expert, diciamo, che avevo costruito con una dinamica che doveva farmi guadagnare un tot mensile e poi si dovevano fermare. Li avevo anche nominati in funzione appunto diretta di quello che mi serviva. Per esempio, ho chiamato un expert TS rata macchina, avevo una rata della macchina da pagare di 250 euro, dico per dire. L'expert, arrivato a 250 euro di profitto, mi portava a casa il profitto, basta.
In un anno mi portava a casa 6, 7, 8, a volte anche 9 profitti su 12. Se non sbaglio, scusa Salvatore se interrompo, questa è un'implementazione che è inserito anche nell'expert che ci presenta. Questa è una delle, sì, delle particolarità che poi ho implementato anche in questo expert. Permettetemi anche di dire un'altra cosa, TS Trend is your friend, sì, adesso l'ho chiamato banalmente così, cioè banalmente nel senso ho dato un nome specifico a questo expert, però in realtà è un portafoglio di expert dedicati al Trend is your friend, cioè non è solo questo, ma ce ne saranno anche altri che poi più in là magari mostrerò e vi farò vedere. L'importante è che sia chiaro l'iter, noi li testiamo personalmente, quindi con conti demo, facciamo poi anche ovviamente i backtest su MetaTrader 4, però poi diciamo che la prova nel nome viene fatta direttamente sul mercato reale, quindi con conti agganciati che siano verificabili da tutti su MyFXBook, in modo tale appunto da avere questa oggettività, perché è assolutamente importante. Ok, dai, adesso possiamo proprio spiegare l'expert, quindi dalle variabili. Voi se avete delle domande fatele pure, poi se sono delle domande particolari, specifiche sulla variabile dell'expert, io mi fermo e l'andiamo a sviscerare, quindi entriamo nel dettaglio, altrimenti per altre domande generiche le lasciamo per la fine del webinar. Quindi vediamo, l'expert è creato per intercettare i movimenti direzionali a favore della tendenza, giusto Salvatore? Se vuoi... Esatto, il time frame consigliato, ho scritto 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti è H1. In realtà potete testarlo e provarlo anche su altri time frame o anche su altri cross, perché io l'ho testato su cross, diciamo che hanno spread molto ridotti, e l'ho testato sull'oro, sul petrolio e qualche indice azionario. Certo, merita ancora maggiore attenzione, maggiori particolarità, perché ogni strumento ha le sue particolarità. L'EA non necessita di indicatori personalizzati, per cui non è necessario avere degli indicatori personalizzati, sono sufficienti quelli che presenti di default nella vostra piattaforma M24. Utilizza la TR e una media mobile. Andiamo avanti con le slide. Allora, un attimo. Qua, sì. Ecco qua. L'expert che cosa fa? L'expert entra in breakout sulla rottura di un massimo, in breakdown sulla rottura di un minimo, delle ultime N barre prestabilite da una variabile esterna che poi andiamo a vedere. Esegue un trade incrociato per volta. Che significa? Significa che io posso avere una buy e una sell, ma non posso avere due buy o due sell contemporaneamente. Cioè devo aspettare prima che si chiuda o in stop o in take una per poi aprire l'altra. A questo ho aggiunto un filtro di direzionalità basato su una media mobile impostata sempre esternamente, per cui vi ho scritto degli esempi qui in basso, non so se li riuscite a vedere. Quando i prezzi sono sopra la media mobile prediligerò l'operatività log, per cui aprirà le buy. Quando invece i prezzi sono sotto la media mobile decisa esternamente da variabili esterne, io aprirò solo ed esclusivamente operazioni in direzione appunto short. Questo per sposare la logica del trend is your friend. Vai avanti con quindi dai il nome. Ma Salvatore, posso farti una provocazione? Sì. Ma nel 2017, no, dove magari abbiamo vari training quantitativi e altre diavolerie, gli expert con le medie mobili funzionano ancora, quindi sono profittevoli? Allora, adesso siamo in presenza di altre persone, non posso essere volgare, però ti dico banalmente questo. Le cose semplici sono quelle che funzionano di più. Il problema è il discorso e la capacità del trader, poi come gestisce l'operazione, anche questo expert, no? Poi lo vedremo dopo. Lasciato fine a se stesso non va bene, è sempre la discrezionalità del trader che poi ci mette il suo zampino a migliorare di gran lunga l'expert. Sì, è vero, ci sono cose ben più complesse, ben più articolate, a volte fin troppo complesse che nemmeno chi lo utilizza sa perfettamente quello che fa. Quello che vi voglio trasferire come concetto, adesso è introdotto questo capitolo, è proprio il fatto che al di là dell'expert, dei risultati che dà, voi dovete essere padroni, cioè di questo expert, cioè dovete sapere perfettamente quello che fa e quello che non fa. E non vedo quale cosa migliore se non la semplicità dell'utilizzo per capire come, appunto, per capire quello che
sono le logiche intrinseche all'expert. Se io mi facessi vedere oggi uno dei tanti expert che ho programmato, dove c'è davvero tanto, voi rischierete sì di farlo girare, ma di non capire nemmeno perché entra e perché esce. E non è quello il concetto che vi voglio trasferire. Il concetto che vi voglio trasferire, quindi pian pianino, questo è uno dei tanti expert, in precedenza diciamo così, condiviso con chi segue la chat, un altro expert advisor, o se anche il termometro Forex, magari se poi avremo modo. Sì, abbiamo fatto anche poi il webinar sul Gain Runner che stanno utilizzando anche alcuni ragazzi in chat, quindi sì, è chiaro comunque il tuo progetto, noi lo spieghiamo attraverso webinar, viene testato dalle persone, però quello che è il messaggio deve essere chiaro che appunto bisogna capire che cosa si accende, perché poi l'expert, una volta che si fa partire, si devono capire le logiche, perché altrimenti non si riesce a capire perché magari stai vivendo una fase di drawdown piuttosto che una fase di grossi profitti. Quindi la logica deve essere ben chiara, perché altrimenti si rischia di investire in cose che non si conoscono, e quindi io apprezzo molto questo tuo, comunque questa tua trasparenza di voler spiegare. Cioè si cresce man mano, poi chiaramente ci sono anche i prodotti chiaramente più ma lo stesso termometro Forex, apro e chiudo una brevissima parentesi, l'utente adesso vede delle immagini, dei colori, dei pulsanti che si accendono, ma dietro quel termometro Forex ci sono migliaia di righe di codice e soprattutto anni di esperienza. Ora, vederlo con un semplice, diciamo, pulsante che si accende sembra una cosa così, invece c'è davvero tanto là dietro. Poi, ripeto, sempre come uno lo utilizza, come se ha capito bene le logiche, se ha capito bene come si utilizza, si può trarne sicuramente dei vantaggi. Ma procediamo per step, perché non tendiamo a scartare gli expert sulla base dei risultati, dei backtest non me ne è mai strafregato, cioè l'internet è pieno di backtest fenomenali, con equity line, fantascientifiche, non mi interessano, poi li andiamo a mettere sul reale, se volete un expert che con quelle equity line ce l'ho, non ci sono problemi. Il problema è che poi quando andate a mettere sul reale voi non sarete in grado di supportare quegli andamenti. Non è questo che vi voglio trasferire, si cresce pian pianino. Fidatevi, ho 16 anni di esperienza, qualche cosa l'ho imparata nel tempo. Andiamo avanti con le slide. Ok, allora, adesso abbiamo le variabili da spiegare, però secondo me, magari datemi anche un feedback in chat, magari lo vediamo direttamente sull'expert, tu che cosa ne pensi? Perché qualche variabile però la volevo far capire, tipo almeno la gestione delle posizioni, questa la volevo... Allora, perché se le spieghi così secondo me non è molto chiaro. Sono tutte quante diciamo descritte, questo è lo screenshot delle variabili, poi sono successivamente nelle slide, ho descritto variabile per variabile, quindi è abbastanza semplice anche da capirle. Un minimo di attenzione la focalizzerei sulla gestione della posizione, quello switch tra rapporto ATR e stop. Sì, quello io direi che lo possiamo vedere direttamente sull'expert, perché altrimenti poi rischiamo soltanto di fare magari qualcosa di teorico, e quindi abbiamo un'impronta abbastanza operativa, anche se i mercati comunque sono chiusi, quindi però cerchiamo allora di vederlo direttamente dalla piattaforma. Allora, questa è l'ultima, non so se vedete bene l'expert in funzione. Allora, io direi di iniziare a far capire la logica di entrata, perché tu l'hai spiegata, però magari un esempio sul grafico è molto più intuitivo. Sì. Allora, abbiamo detto che l'expert entra sui minimi, gli ultimi minimi delle barre precedenti in caso di short, o su gli ultimi N massimi in caso di long, giusto? Ok. Ok, quindi noi andiamo a definire il massimo, il minimo su cui vogliamo lavorare. Come lo facciamo? Allora, prima di questa schermata, così ve lo spiego, andiamo a vedere le variabili dell'expert. Ok, fai un F7. Che le variabili si richiamano con F7, no? Sì. Ok, quindi io devo decidere dove far operare
l'expert. Quindi sostanzialmente la modalità operativa che devo andare a scegliere è la media mobile, su cui farlo partire le buy o le sell, è la rottura del minimo o del massimo precedente. Come le scelgo dalle variabili, Salvatore? Allora, la media mobile è scritta lì, periodi medi, vedi? Periodi medi adesso è impostata a 100 e potete anche scegliere che tipo di media, se è semplice, esponenziale e via dicendo. Il minimo massimo delle barre che volete andare a breccare è impostato sul min-max storico, dove c'hai i 20, esatto. Adesso, come l'hai impostato tu, significa che vado a vedere il massimo delle ultime 20 barre precedenti, nel caso longo, o il minimo delle ultime 20 barre precedenti. Ok, perfetto. E infatti io su questo test qui lanciato sull'ultima settimana ho 20 barre, scusa Giuseppe, 20 barre in questo caso è a 5 minuti, quindi significano 20 barre da 5 minuti, 20, grazie. quindi da qui 1, 2, 3 andiamo, diciamo sostanzialmente che l'expert adesso qui non c'è filtro orario, quindi l'expert è partito da qui. Qui c'è un gap, aperto in gap, quindi l'expert è andato a prendere il primo prezzo disponibile. Quindi io sarei entrato short in questo caso, cioè perché le ultime 20 barre, no? Se avessi scelto magari l'ultima barra, sarebbe entrato qui, giusto Salvatore? Sì, sarebbe andato lì, vabbè, adesso ho preso proprio un caso particolare perché è Ma senza, aperto. guarda, senza, noi, senza, non è che andiamo a scegliere l'esempio perfetto, appunto. L'expert è partito qui ed entra qui, quindi sarebbe entrato in questa zona. Sì. Quindi tu hai detto che entra, fa un'operazione in short e una in long massimo, quindi non entra due Massimo. volte in short, non entra due volte long, no, fino a No. stop o take. L'expert quindi è come se si andasse ad edgeare, perché se ovviamente c'è una fase laterale, l'expert appena. È anche corretto perché se va a incrociare la media mobile, in effetti adesso stai prendendo un mercato laterale e lui si è Esatto. geggiato in questa esatto lì. Se Esatto, perché si fa geggiato. vedere di solito quando si presenta qualcosa, si fa vedere sempre le cose più belle, no? No, Invece no, noi no. complichiamo noi stessi la vita e andiamo a far vedere una fase laterale che un expert come può essere appunto il trend is your friend, che dal nome si intuisce che sia un expert trend following, una fase laterale è sicuramente deleteria per un expert del genere. Per questo poi tu dici, ovviamente, giustamente, di inserire questo expert in un contesto di portafogli di expert dove magari quando l'expert X che lavora sul trend perde, magari in quella giornata tu sei andato a coprirti con degli expert che magari lavorano, non so, sul ritorno dell'Open Daily o sulle Bollinger o qualsiasi altra diavoleria, però hai un approccio comunque al mercato diverso, quindi un approccio magari contrario a quello che può essere il trend following. Ok, Esatto. quindi continuando con l'esempio, quindi noi abbiamo scelto 20 barre di storico, quindi di rottura del breakout dalle variabili, e quindi l'expert sarebbe entrato short qui e buy sul successivo, comunque, sulla successiva rottura delle 20 barre, giusto? Quindi sarebbe entrato qui, perché Allora, sì, no, in grosso effetti modo le 20 barre rotte sono il sono massimo sì, più o meno da là. dove sto tracciando. Ok. Più o meno là, sì. I prezzi sono sopra la media mobile, per cui la direzione è long, e allora mi apre la buy. Giusto una brevissima considerazione, sono le 5 di mattina, là, se no non vedo bene. Sì, qui non c'è un filtro orario che poi spieghiamo. Ok. Quindi io in questo caso sarei edgeato, quindi sono entrato short qui e quindi ho la posizione edgeata. Quindi sostanzialmente adesso il grosso l'andrà a fare la gestione del rischio, no? Sì. Ok, io Sì. direi quindi di andare a vedere la gestione del rischio, che sempre si dà F7. Ok, questa è una delle tre modalità per gestire il rischio o il profitto, o il stop loss e take profit. Abbiamo due possibilità qui, un menu a tendina, dove di default è impostato sull'ATR.
Altrimenti, se ci clicchi sopra, ti darà gestione stop loss e take profit. Quindi, se noi mettiamo stop loss e take profit, dobbiamo andare a settare le variabili che vedete subito sotto, stop loss e take profit, che adesso stanno a zero. Quindi, che ne so, vogliamo 20 pip di stop piuttosto che 40 pip di take profit. Vogliamo una gestione rigida, determinata, con stop loss e take profit appunto rigidi. Se invece vogliamo andare a fare una minima misurazione del mercato, io vado a propendere per la gestione ATR. Che fa la gestione ATR? Mi prende l'indicatore ATR che è presente di default sulle nostre piattaforme e vado a prendere la volatilità dell'ultimo giorno appena trascorso. Quest'ultimo giorno appena trascorso se lo autocalcola, siete su un time frame a 5 minuti, ma andrà a prendere l'ATR impostata a 288 periodi, perché significa che stiamo vedendo l'ultima giornata da questo momento, un giorno fa, sono 288 barre da 5 minuti. Questa indicazione che vedete qui, esatto, bravo, uscirà fuori un valore. Questo valore lo vado a moltiplicare, se ti rimetti sulle variabili esterne, questo valore che mi detta l'ATR, lo andrò a moltiplicare tot volte per lo stop loss e tot volte per il take profit. In questo caso, ecco, no, ecco qui, 10 volte vado a moltiplicare per lo stop loss, l'indicazione dettata dall'ATR, e 20 volte il take profit per avere un rapporto di 1 a 2 in questo caso. Ok, esempio operativo. Allora, sì. 288 periodi. Quindi hai detto che 288 periodi sul 5 minuti corrisponde a un ATR delle ultime, diciamo, del giorno precedente sostanzialmente, no? Sì. Quindi in questo caso magari, allora, vedete 0.0005, quello 5 finale, sì, sta per 5 pips. Quindi, okay, tu che cosa fai? Moltiplichi questo valore, lo vado a moltiplicare per 10 volte per settare lo stop loss, quindi 50 pip fondamentalmente, e 10 volte 100 pip, scusa, ho detto 20 volte, scusate, 100 pip per il take profit, come l'ho impostato, okay, adesso. Che però su, magari su un, io adesso non ricordo se qui c'è, sì, c'è la gestione, aspetta, gestione posizione, take profit. Gestione posizione mi pare che sia scritto 1, quindi sì, sarà su ATR. Ah, qui allora, moltiplicato per 10, quindi su un time frame a 5 minuti, magari uno stop di 50 pips in un'ottica intraday è un po' eccessivo, perché mediamente sul 5 minuti un ATR appunto sul daily è di 5 pips, quindi andarlo a moltiplicare per 10 magari è un valore un po' troppo alto, che vi porterà magari sicuramente a portare la posizione in overnight, soprattutto se poi il take profit è di 100 pips, perché l'euro dollaro, scusa un attimo. Sull'euro dollaro magari adesso un po' di volatilità negli ultimi periodi c'è e si muove anche di 70-80 pips giornalmente, però nel 2016 c'è stata comunque una riduzione della volatilità, quindi magari andare a moltiplicare questo valore per 10 significa sicuramente andare a portare la posizione in overnight. Non è che sia un qualcosa che non si possa fare, però bisogna appunto andare anche a ragionare su questi aspetti, quindi andare a verificare sempre la volatilità dello strumento. La cosa figa secondo me di questo, appunto, di questo expert è che io qualsiasi strumento vado a mettere, mi calcola lui direttamente l'ATR daily, quindi quello che devo fare soltanto io, trader, è andare a moltiplicare per dei valori non troppo eccessivi. Adesso c'è 10 e 20 perché è un esempio appunto didattico, però magari su un intraday un moltiplicatore di 5 sullo stop sì, appunto, io 10 può andare bene. Quindi moltiplicatori inferiori. Dovete interagire solo ed esclusivamente sul moltiplicatore dello stop loss e take profit. Chiaramente, avendo visto prima l'ATR, no? Se l'ATR è di 5 pip, magari potete ridurre questo stop loss mettendolo a 5-10, ecco, in questo caso. Quindi, ad esempio, se voglio 15 pips di stop, perché l'ATR mi segnala 5, io lo vado a moltiplicare per 3. Se voglio un take profit di 30 pips, quindi sto ragionando in termini di rischio rendimento di 1-2, lo metto di 6, perché avrò 30 pips
tips di take profit, che sul 5 minuti l'euro-dollaro può fare movimenti assolutamente di 30 pips di espansione, e quindi si può lavorare in questi termini su un 5 minuti. Questo forse è il moltiplicatore è molto più adatto forse per il minuto, per su un minuto, perché se non sbaglio sull'ATR un minuto, che è di 1440 periodi per avere il daily, per avere le ultime candele, se lo vado a moltiplicare per 2, un ATR a 1440 periodi mi segnala magari 2 pips di movimento. Esatto. E quindi se lo vado a moltiplicare per 2 mi dà stop di 4 pips, che possono magari essere un po' troppo pochi, e quindi lì magari un moltiplicatore più alto è più auspicabile. Per evitare tutti questi ragionamenti c'è anche la gestione stop loss e take profit fissi che è spiegato. Quindi se voglio uno stop loss di 20 pips, mi metto stop loss di 20 pips, giusto? Esatto. Se lo voglio di un take profit di 40, me lo vado a mettere appunto e postare 40. Quindi scriverò semplicemente 20.0 e 40.0, e quindi sono stop loss e take profit fissi, quindi uno esclude l'altro. Quindi se ho scelto questo non posso attivare la gestione ovviamente dell'ATR. Quindi esatto, l'expert ragionerà per stop loss fissi e take profit fissi. Ok, no, spero sia stato chiaro questo passaggio, perché credo che sia quello un po' più ostico dell'expert da capire. Quindi se è tutto chiaro, fatemelo sapere, o altrimenti se avete delle domande specifiche ci fermiamo e lo spieghiamo un attimo. Quindi in questo caso, esatto, allora in questo caso io sono entrato short qui, giusto? Sì. Avevo un moltiplicatore di 10, quindi uno stop loss di 50 pips. La posizione è andata anche qui in leggero profitto, però lo stop loss era di 50, quindi esce per stop loss qui. Esatto. Avevo l'altra la posizione che in teoria quindi ero eggiato da questa da quest'altra buy, che sì, ovviamente ogni operazione ha una sua propria vita, diciamo così, tra virgolette. Quindi questa buy che è arrivata a guadagnare 56 pips, quindi in sostanza tra questa e questa, con una gestione magari più oculata da parte del trader, sarei riuscito comunque ad uscire in questa senza farmi troppo male. Però lasciando la gestione soltanto all'expert, perché vedo che è stata chiusa qui questa operazione? Un attimo questo passaggio. Esatto, quindi tu hai entrato a short inizialmente, lui aveva impostato lo stop loss lì a 50 pip. Che ha fatto dopo? È entrata la buy, quindi siamo già in quel periodo. Prima di passare alla chiusura della buy, c'è lo stop loss della sell. Che fa l'expert? Una volta che ha stoppato la sell, mi setta il break even point di quella buy, cioè ho perso sulla sell, non voglio perdere pure sulla buy. Se vai a vedere adesso, non so se si vede bene, però se ingrandisci dove c'è lo stop loss della sell, vedrai un trattino dove ha settato lo stop loss della buy a pareggio, sicuramente. Eccolo là, lo vedo là. Questo, aspettate. Esatto. Che è successo? In quel punto ho stoppato la sell e ho messo a pareggio la buy, che porto comunque, continuo a portare avanti fino al raggiungimento del take profit impostato. Che succede? Andando avanti, quindi proseguendo, l'expert, cioè va avanti, esatto. Aspetta, ho evidenziato dove... Allora, quindi prendo lo stop loss, la posizione che mi sta, in teoria, guadagnando, la vado a proteggere in break-even point. Break-even esatto, point significa che l'ho messa a zero, quindi sostanzialmente non posso più perdere anche sulla buy. Questo oh, l'hai esatto, fatto per evitare quelle situazioni di laterale molto prolungato e magari anche molto profondo, dove si muove senza poi una particolare direzione, però si muove con ampi laterali, quindi per evitare di andarti anche a stoppare sulla longa hai preso hai utilizzato queste scamotage per proteggerti anche su quella operazione. Esatto, per proteggermi la buy, che apro e chiudo una parentesi veloce. Chiaramente stiamo ipotizzando
il non intervento umano, no? Perché se arrivo io e metto uno stop loss più alto del break even point, lui considera lo stop loss che ho messo io, lui fa questa operazione solo se lo stop loss è inferiore al break even point. Quindi quando chiudo questa short, la chiudo in stop loss, immediatamente mi porta al miglior stop loss possibile, cioè o quello impostato da me, che è più in alto del break even point, oppure al break even point. Proseguendo però, che cosa succede? Quindi vai avanti con il grafico, la buy purtroppo non è arrivata a take profit, si è creata l'opportunità di fare un'altra short, a quel punto io avevo una buy che stava comunque in profitto e me la porto a casa. Se vedete la chiudo, fa proprio uno stop reverse, dove sei che ti ho perso, eccolo là, sì, là sopra in alto. Cioè okay. Si è stoppato qui. Okay. Esatto, lì ho portato a casa il profitto della buy, perché tanto so che se si dovesse ricreare le condizioni nuovamente di un nuovo breakup, quindi di una nuova buy, chiaramente passerà di nuovo sopra la media mobile e sarà subito pronto la successiva buy che vedete aperto dopo. Vai, che è quella, esatto. In questo momento purtroppo mi trovo nuovamente geato con una sell e con una buy. Andando avanti, che succede? Che la buy la porta a take profit, scusate, la buy la porta a stop loss qui, esatto, e ha piazzato lo stop loss della sell in break even point. Questo è uno scenario purtroppo drammatico, perché mi chiude fondamentalmente, mi chiude la buy in stop e la sell a pareggio, quando poi invece doveva catturarmi il trend. Questo sempre perché fa tutto lui da solo. Sì, però cioè, questo periodo che è stato preso a caso, che è l'ultima poi anche settimana, io sono sell qui e sono buy. C'è una grossa news in arrivo, che è quella del FONC, che c'è stata qualche giorno fa. Allora, io immagino la situazione in reale, che poi non è proprio immaginazione, ma è una situazione che ho vissuto diverse volte e magari chiedo anche un vostro feedback. Se io ho una posizione che mi viene stoppata qui, questa sell, una volta che io vedo il prezzo che mi ha pagato più di 97 pips, io sicuramente non la lascio lì abbandonata a se stessa, cioè non la lascio lì che mi viene a riprendere il break even. Magari se vengo da una serie negativa di 3-4 trades e devo recuperare, posso comunque magari gestirla o con la semplice media mobile, quindi magari mettermi qui e uscire qui con la sell dove vedete che c'è questa media mobile, oppure ragiono con gli ultimi swing, quindi magari mi vado a vedere questa discesa in verticale e mi dico ok, mi stoppo qui, se viene a rompere di nuovo questa resistenza esco con la sell, in modo tale che ho recuperato sia lo stop che appunto la stai parlando però sulla buy discrezionale, quindi ecco l'intervento umano, l'intervento discrezionale. Quindi se facciamo fare tutto all'expert succede questo: se interviene l'operatore attento, questa cosa non succede e migliora di tantissimo. Sì, questo lo può migliorare, però lo può anche peggiorare, perché ovviamente non sappiamo a chi è in mano l'expert, no? Perché un trader con esperienza magari vuole soltanto, va bene, vuole aiutarsi con l'expert, perché magari non è davanti al PC, oppure vuole far lavorare l'expert e quindi vuole solo gestire la posizione, quindi magari lo fa bene proprio perché ha una certa esperienza. Però magari è un neofita, mettere in mano vale questo discorso per qualsiasi expert, quindi magari metterci mano vicino a un expert può essere anche peggiorativo, quindi appunto per questo c'è il webinar, perché noi lo spieghiamo nel dettaglio, lo spieghiamo senza andare a prendere gli esempi più belli, ma proprio le situazioni più difficili, complicate come possono essere queste, proprio per darvi anche la nostra esperienza e magari trasmettervi qualcosa in più che sia il semplice mero atto di scambiarvi l'expert, di farvelo provare quindi fine a se stesso, tenendo conto che questi expert noi li proviamo noi stessi, come ho detto prima, sempre in chat su conti reali, quindi noi stessi ogni giorno a chi ce lo chiede mandiamo sempre il MyFXBook
senza alcun filtro asterisco, cioè lo vedete, ve lo faccio vedere il lavoro che facciamo così. Vedete? Allora, dove sono? Oh, questi sono tutti gli expert che strategie discrezionali, expert che noi stiamo testando giornalmente in chat. Lo facciamo sia qui, quest'altro. Avevo un'altra pagina, però mi ha buttato fuori. Vediamo se riesco a mostrarvelo. Intanto rispondo a qualche domanda, vedo. Sì, perché allora. Allora, il break-even tiene conto devo controllarla bene sulle commissioni, non ricordo solo le commissioni se le tiene in considerazione, però è abbastanza banale da programmarlo. Se non ricordo se l'ho programmato, sinceramente mi viene una stupidaggine. Vediamo un attimo. Ok, quindi questi sono tutti, vedete, tutti gli expert e strategie che noi andiamo a spiegare. Qui abbiamo tutti i MyFXBook legati alle strategie che seguono un iter proprio particolare, una nostra cosa che facciamo io e Salvatore da diversi anni, diciamo così. Adesso l'abbiamo reso un po' pubblico anche perché io ho iniziato questa esperienza con TickMill, quindi ai clienti di TickMill vogliamo dare anche valore aggiunto dando qualcosa di concreto che sia sempre riscontrabile. E quindi cosa facciamo? Li andiamo a testare, vediamo come vanno e quindi poi accettiamo sempre vari suggerimenti dai vari trader per rendere poi i vari lavori migliorabili. Quindi, tornando all'expert. Sì, no, volevo rispondere a qualche domanda. Questa gestione presuppone una presenza costante. Beh, oddio, vedremo qualche backtest, vi faccio vedere qualche cosa. Presenza costante proprio no, però Adesso è chiaro. sì, poi facciamo vedere i backtest che abbiamo fatto facendo girare l'expert, quindi senza alcun intervento. Cioè abbiamo fatto i test dal 2016 perché avevamo quello storico lì. Come ha detto Salvatore prima, lui non crede molto ai backtest perché possono essere ottimizzati, quindi possono essere fuorvianti. Quindi il miglior test che si fa è sempre sul campo, quindi sempre facendolo girare giornalmente. Noi ad esempio su delle strategie che stiamo facendo, che stiamo provando in chat, che poi vi giriamo, ho letto una domanda su dove iscriversi alla chat, noi ci impostiamo con una regola: quando c'è un drawdown del 40% su una determinata strategia, allora definiamo che il progetto su quella strategia è fallito. Quindi se c'è questo drawdown qui, non andiamo più a agire su quella strategia. Mentre se vediamo che la strategia è comunque robusta, ad esempio, ho come questo trend follower, quindi deve seguire il trend, e io vedo che ci sono 5 giornate che sono tutte in trend, e il mio trend following invece perde, è normale che lì sto sbagliando qualcosa io. Non è stato programmato in modo come Corretto. dire, corretto per seguire quella dinamica di mercato, perché se io voglio intercettare il trend e vivo 5 giornate di trend e non le riesco a prendere con il mio expert, significa che allora non sto andando nella giusta direzione. Mentre invece se il trend è un expert, è un trend following e ci sono 5 giornate laterali, però vedo che perdo, ma perdo in modo molto limitato, quindi non vado ad erodere tutti i guadagni precedenti. Allora significa che l'expert è sicuramente robusto e che quindi posso non accantonare l'idea dell'expert, ma semplicemente considerarla come una fase fisiologica di drawdown dovuta a un mercato che non sta assecondando quello che l'expert invece per cui l'expert è nato, quindi non so se sono stato chiaro. Sì, no. No, stavo solo leggendo alcune domande, insomma, vabbè, volevo rispondere a Riccardo. No, non credo, siamo su due binari differenti. È chiaro, tutti vorrebbero la pietra filosofale, cioè un expert messo lì che faccia tutto da solo, poi vado a vedere se mi dà profitto, ma io tenderei a scartare gli expert in base ai profitti o in base ai risultati, semplicemente da backtest, perché
possono quando di più farlocco possa esistere sul mercato. Non ci mettiamo a fare i farmacisti in un grosso supermercato quale può essere il Forex. Il Forex è un mercato over the counter, quindi un mercato non regolamentato, mi baso su prezzi che mi comunica il broker. Non posso essere preciso in un contesto che è altamente impreciso. Ci sono anche gli expert, ripeto, costruiti, cioè ce li ho, non è che non ce li ho, che fanno determinati lavori, ma è abbastanza riduttivo metterla così. Io propendo più che insomma uno faccia sue le logiche che stanno dietro un expert advisor. Ecco, la domanda sul break even point la posso capire, perché magari mi sono dimenticato di implementare le commissioni, non è un problema, si va a implementare, non è quello, diciamo, la difficoltà. Il discorso è questo, che prima di buttare o cestinare un expert, insomma, io preferisco testarlo nemmeno con i conti demo, ci metto i soldini reali, quando poi vedo che effettivamente non mi serve come tecnica, allora la vado a cestinare. Stare davanti al computer, beh, vabbè, io faccio il trader, faccio questo nella vita, mi rendo conto che molti fanno altro nella vita e chiaramente vorrebbero il giocattolo che faccia tutto da solo. Io non ne ho mai visti, vi dico la verità, in 15-16 anni non ho mai visto un expert che fa davvero tutto da solo, nel senso che sulla carta ci sono, nel senso sulla carta quando ne volete, poi, se volete, no, ci sono anche dei sicuramente. Adesso non, a me non piace parlare per assolutismi, assolutamente no, però c'è da considerare, ci sono da considerare sostanzialmente due cose, che l'expert che lavora H24, molti expert costruiti sulla carta, quindi che sono fenomenali sull'expert, io poi lavorando per il broker le vedo queste situazioni, quindi vedo dei clienti che poi mi mandano email per dire mi hai buttato fuori perché c'è stato un allargamento di spread e quant'altro. Ma molte volte quando si progetta l'expert non si tengono conto dei costi occulti e di quelle cose che accadono, e non è che accadono soltanto una volta al mese, quindi sono eventi sporadici, ma accadono costantemente, perché molti expert, quelli che poi sostanzialmente gli expert più commerciali, non tengono conto della liquidità del mercato sul Forex. Se io progetto ad esempio un expert in scalping, che mi deve chiudere in profitto di 2 pips, e non tengo conto degli allargamenti di spread che si verificano durante la notte, io espongo quell'expert lì a delle possibili fasi di drawdown che sulla carta non sono state calcolate. Non è che lo dico io, però se andiamo a analizzare ad esempio anche su MyFXBook, la liquidità di mercato... Perché da qui, aspettate un attimo che vediamo da, perché su Chrome non me lo fa vedere. Però vi volevo far vedere la liquidità di mercato, come cambia a seconda delle sessioni operative. Non mi ricordo la password da qui. Che volevi far vedere? Volevo far vedere una cosa carina che non tutti considerano sul Forex. Su Chrome non so perché non mi faccio vedere il grafico. Comunque poi magari ne discutiamo in chat, però ci sono le sessioni di Sydney e Tokyo, ad esempio, sono molto meno volatili, quindi volevo darvi soltanto un riscontro oggettivo a quello che ovviamente tutti sanno, no? Che comunque le fasi di Londra e New York sono quelle dove si lavora in modo migliore sul Forex, quindi su valute soprattutto come euro, dollaro, magari sterlina. Quindi far lavorare un expert H24 magari con logiche di scalping non è sempre la miglior soluzione, perché si devono tener conto anche di queste cose, anche perché se poi andate a vedere ad esempio su i vari Forex, gli spread dei vari broker, potete notare
ovviamente Chrome non me lo fa vedere, però qui si crea un grafico con gli allargamenti degli spread e il 90% delle volte dalle 11 di sera fino alle 6 di mattina ci sono degli allargamenti di spread notevoli, quindi bisogna considerare anche questi aspetti, come vanno considerati anche gli aspetti sui slippage positivi e negativi che si possono avere durante le normali fasi di operatività e anche altre le news che molte volte non vengono incluse, magari vengono mostrati profitti su delle news, però magari quelle news in reali non sarebbe stato possibile andarle a lavorare. Perché se io ho un expert che mi lavora in breakout e poi faccio vedere, faccio magari lo splendido sui vari social dicendo ho guadagnato 100 pips grazie alla news, che ne so, sul rilascio dei tassi, ma effettivamente quella news può essere lavorabile su quel broker, magari su Broker X, è molto difficile perché se lavoro in breakout è invece molto più probabile che io abbia preso uno slippage notevole, e quindi sulla carta queste cose sono molto difficili da far vedere. Quindi per Vabbè, questo possiamo proseguire un attimo non crediamo all'expert H24. Vai un attimo, c'è un'altra cosa da dire perché, diciamo, sulla variazione size, per questo l'abbiamo Sì, saltato. no, facciamo vedere l'ultima. Allora, quindi qui la soluzione, poi qui l'expert entra di nuovo buy e la porta in profitto qui. Tagliando le gambe sembra la size, vedi? Eccolo là, taglia le La gambe alla sales invece è settimana. stata tagliata qui e Porta quindi break even la buy, porta break even la buy e porta take profit la buy. Questo è il lavoro che fa l'expert. ok, quindi la logica l'abbiamo spiegata. Una piccola cosa della variazione dei lotti di partenza. Se quella variazione size è impostata su true, posso decidere, nel caso in cui ho chiuso la precedente operazione buy, l'ho chiusa in negativo, di aumentare la size della successiva buy del 10%. Questo che significa? Significa che se sono partito con 0,10, la successiva operazione la farà da 0,11. Il consiglio che vi do, e l'utilizzo che dovete farne, è di utilizzare questa expert a leva 1, massimo 2. Che significa? Significa che appunto con un conto da 10.000 dollari, dovete, o 10.000 euro, 10.000 dollari circa, dovete utilizzare lotti 0,1. Quindi questo per trasferirvi quest'altro, apro quest'altro capitolo, il concetto del money management e del giusto grado di rapporto rischio-rendimento. Non è un expert questo che vi farà guadagnare miliardi standovene sotto un ombrellone, scordatelo, non è questo che vi sto trasferendo. Vi sto trasferendo una expert barra utility che potete utilizzare per tutte le vostre, diciamo, analisi e strategie, poi andate a programmare e settare secondo dei parametri. Io ho lasciato questi standard, però voi potete assolutamente ottimizzare le vostre variabili esterne. Sicuramente non è uno di quegli expert che vi brucerà il conto, questo ve lo posso dire. Magari dopo vediamo qualche backtest che ho fatto per quel che possono valere i backtest, ripeto questo concetto, perché l'unico test che sarà veritiero sarà quando lo lancerò sul conto reale, lo pubblicherò su MyFXBook, una volta che mi raggiungerà determinati profitti lo considererò buono e meritevole di upgrade. Upgrade che possono essere dettati stesso da voi stessi, che magari mi date qualche input, diciamo, consolidato, che avete studiato, che però deve avere un minimo di evidenza statistica. Cioè io non faccio le prove, non ho tempo di fare le prove. Cioè se avete evidenziato un qualche cosa che si verifica con una certa cadenza, che ha un minimo di evidenza statistica, la si può programmare benissimo, andiamo a inserire. Esattamente come è stato il lavoro del precedente expert advisor che poi alla fine è venuto un prodotto fatto discretamente bene. Anche quello, come questo, merita chiaramente un minimo di attenzione da parte vostra. Questo per rispondere a alcuni che mi chiedono, dice ok, vabbè, quindi la ma io... percentuale variazione size, questo 10 sta a indicare il 10%, quindi io vado a moltiplicare questo valore qui, 0,10, per il 10% in caso di stop. Quindi che significa? Io entro buy una volta, 0,10, mi prende lo stop, la successiva che sia sell o buy me la fa 0,11, giusto Salvatore? No, deve essere solo buy, cioè Ah, buy solo per buy. buy su buy, sell su Ok, sell. buy su buy, quindi
Quindi sostanzialmente finché non becchi, tra virgolette, la serie positiva che ti, sul buy, che ti fa recuperare anche un po' la percentuale, gli stop, pregressi, no? Esatto, è una, per farvela breve, è un, non la definisco una martingala perché non lo è, perché poi c'è un parametro interno che questo aumento dei lotti arriva a un massimo del doppio, cioè che significa, se una volta, come adesso in questo esempio, una volta che arrivo con la progressione a 0,20, perché il doppio di 0,10 è 0,20, mi fermo, non è, cioè la massima size è 0,20, questo per mantenere una leva massimo a 2, cioè non raddoppio all'infinito, cioè o meglio non aumento la size all'infinito. Detto Quindi tu questo, vai a aumentare le buy e le sell del 10% in caso di 10%. stop. Mentre se io sono. Allora facciamo un esempio pratico. Vedi, Sono. vai No. sul grafico dell'expert, probabilmente lui. Chiaramente, se, caso inverso, se chiudo l'operazione in positivo, se chiudo l'operazione in positivo da Questo ti volevo chiedere. 0,11, se chiudo la proiezione in positivo da No, io 0,11, la prima ho stessa. fatto un piccolo pasticcio, mi sono tolto il. Non ho no, le sites, però allora, se io sono entrato sell qui, no? Vedi Mi ha che te lo dice. stoppato. Ok, Esatto. 0, ecco, perfetto, 0,10, quindi questa, la sell, Quella questa qui. dovrebbe aprire da 0,11, vedi? Perché la sell Ok. precedente l'ha chiusa in negativo. Ma lui tiene tracce in memoria anche se spengo la MT4 Sì, sì. Ah, ok, Sì. quindi a traccia dell'ultimo L'ultima tempo. operazione chiusa. L'ultima operazione chiusa dell'expert. L'ultima sella è stata chiusa in negativo. La apro da 0,11. Se Ok, vai a quindi vedere con la questo buy. parametro qui, con questo parametro, perché ho inserito 10 qui come parametro. Se io Esatto, metto 100 qui, no? Me la moltiplica per 2, quindi mi va a martingalare quella praticamente posizione. è 0,20. 0,20, però tu hai detto che c'è dentro una Una protezione. È una protezione che quindi non va oltre il valore di raddoppio, proprio per non far bruciare il conto, perché se andiamo a moltiplicare per 100 ogni volta, capite bene che se prendo una serie negativa di operazioni mi vado a bruciare il conto, quindi mi trovo con, anche partendo da 0,10 mi posso trovare oltre il lotto come entrate se becco una serie negativa. Ok, quindi credo che sia anche chiaro come lavora l'expert, come gestisce le operazioni. Esatto. Due paroline, aspetta, stai su questa finestra, sul profitto giornaliere e profitto mensile. Il profitto giornaliere e profitto mensile le ho impostate proprio per dare la possibilità, come dicevo prima, di dare la possibilità all'expert di definirgli dei paletti oltre i quali non voglio andare. Ecco, sono abbastanza semplici da intuire. Una volta che l'expert ha guadagnato 100 euro in un giorno, si mette in stand-by. E aspetta il giorno successivo per aprire nuove operazioni. Stessa cosa la fa sul mensile. Quindi, se in un mese ha guadagnato 200 euro, si ferma e se ne parla il mese successivo. Ok, quindi tu questo l'hai inserito in un'ottica di, diciamo, diversificazione degli expert, perché magari i primi 10 giorni sono stati ideali per l'expert, quindi non ti vuoi andare poi magari a beccare una Esattamente. statistica contraria, e quindi magari dici una volta che sei arrivato, che ne so, a 1.000 euro di profitto, fermati e non trarre più per quel mese. Quindi lo posso fare sia giornalmente che mensilmente. Esatto, capite bene che muovere queste variabili genera dei risultati estremamente diversi da utente a utente, perché magari uno che ha messo 500 euro di profitto magari lo raggiunge, uno che ha messo 1000 euro di profitto non lo raggiunge e continua ad aprire operazioni, quindi creando delle equity line estremamente diverse. Ecco perché vi dico non giudicate l'expert in funzione dei risultati, è l'ultima cosa che dovete vedere. Quindi questo può essere una buona soluzione per chi magari non ha tempo di seguire troppo l'expert. Esatto, esatto. Magari dire, Lo caro faccio expert, cerca di farmi almeno 200 euro al mese girare. e lo faccio Esatto. girare finché non arriva a 200 euro. Quindi diciamo, Esatto. questa rispondo anche un po' alla domanda di Riccardo che ho letto prima, dove mi diceva che non tutte le persone giustamente hanno la possibilità di stare davanti al PC e quindi hanno bisogno magari di qualche expert che faccia tutto da solo. L'expert fa
opera da solo, ma il discorso è un po' diverso, è che su molte situazioni andrebbero comunque monitorate, un po' come il pilota automatico, no? Ci sono magari delle situazioni che possono capitare, che sono impreviste e quindi necessitano magari di un intervento nemmeno troppo complicato, perché avete visto che non è nulla di complicato, però un occhio va sempre dato, quindi è quello importante, ma credo che questo discorso valga per tutti gli expert, non soltanto per questo. Sì, no, Però infatti. diciamo che così rispondiamo anche alla domanda di Riccardo: se vuoi farlo lavorare in modo, diciamo, autonomo e quindi dargli un obiettivo, si fanno da queste due variabili. Poi ho inserito anche la possibilità del filtro orario qui, prima sessione, seconda sessione, vabbè, potete semplicemente impostare le sessioni in cui l'expert deve lavorare. Ho impostato il GMT, il fuso orario a meno 1, perché il broker Tikmil adesso porta un'ora di differenza con l'ora nostra italiana. In questo caso attiva prima sessione attivata qui su True e lavora dalle 8 la mattina alle 20 la sera. La seconda sessione non è proprio attivata. Volendo potete attivarla anche due sessioni giornaliere, però calcolate che se mettete troppe restrizioni l'expert vi farà forse un'operazione al giorno. Quindi insomma va studiato, questo per evitare magari di farlo girare anche di notte se l'avete sui server virtuali. È un'ulteriore opzione che potete. Quindi se voglio farlo lavorare H24 metto false per entrambi. E Tutti e due, esatto, lui almeno lavora anche H24. Se invece H24, voglio esatto. scegliere un orario predefinito, tipo voglio farlo lavorare nella fase di Londra e New York, come piace a me personalmente, metto true sulla prima, quindi Sì. inserisco, allora questo è già impostato, quindi meno 1 sull'orario del server del broker, quindi io devo inserire l'orario italiano che vedo. Quindi, Esatto, devi mettere l'ora italiana adesso. Quindi lo faccio partire dalle 9, Sì. magari fino alle 12, Sì. poi l'expert non entra più, però gestisce le posizioni, giusto? Sì. Ok, quindi non fa ulteriori entrate. Poi se voglio farlo lavorare nell'orario di Wall Street, metto 15:30 fino alle, non so, 17:30 magari. Chiaramente adesso gli hai creato praticamente due finestre temporali di 3 ore la prima e di un paio d'ore, insomma, lavora poco tempo al giorno, insomma, quindi va visto un po' il mercato, chiaramente. Se restringiamo il campo d'azione, chiaramente poi che succederà? All'orario di fine sessione chiude l'operazione, quindi quando finisce la sessione a mezzogiorno adesso, come è impostato, chiuderà le posizioni. Allora, una domanda di Silvano: se l'expert è spento, quindi o la piattaforma è spenta, comunque la gestione avviene perché ci sono gli stop loss e Quelli l'ATR. sono mandati al server del broker, per cui quelli Quindi ormai sono. anche, Salvatore, anche il break even si va a prendere se io utilizzo la Anche piattaforma. il break. Sì. Ok, quindi la gestione viene fatta comunque, che sia spenta oppure no, la gestione Aspetta, c'è. aspetta, aspetta, scusami, se spenda la piattaforma, no, se spenda la piattaforma, diciamo, locale, non può, chi dice al broker di mettere l'operazione al break even, se l'expert è spento? Cioè, se la piattaforma Ok, tua è quindi spenta. va a prendermi, cioè solo lo stop loss e il take profit, giusto? Sì, perché sono inoltrati al server, Ok. ma il profitto giornaliero, il profitto mensile, tutte le logiche dell'expert, se l'expert non ragiona, ragiona in locale, cioè se il vostro computer è spento. Non c'è nessuno che dice a un broker di fare questa Silvano cosa. chiede se è utile avere un VPS. Allora, se lo fai girare H24, che comunque abbiamo sconsigliato di farlo, allora in questo caso può essere comunque utile, perché comunque li gira H24 l'expert. Ovviamente se ne devi mettere una proprio per l'expert, non te lo consiglio, perché come hai visto è comunque una gestione che magari richiede anche un po' di intervento, quindi magari se lo fai lavorare nelle ore più volatili, lo fai lavorare direttamente su Londra e New York, finisce lì. Però se poi non puoi avere un computer acceso o per qualsiasi altra cosa è una VPS disponibile, sì, ovviamente lo puoi far girare anche lì. Quindi se ce l'hai per altri expert lo puoi sicuramente aggiungere anche questo e quindi è utile. Allora, che cosa ci siamo dimenticati?
in questione, questo tipo, il margin break 0,2. Ah, Questo margine. è il Questa margine del massimo e del minimo, no? Ad esempio. esatto, la rottura delle N barre, quindi in questo caso abbiamo detto 20 barre, più un minimo margine, l'ho voluto mettere discrezionalmente, quindi esternamente, quindi come l'hai impostato tu, al massimo delle ultime 20 barre, nel caso long, più 1,02, 0,2 pip significano. Quindi se io facciamo un caso, qui c'è la buy, no? Non entro proprio sulla rettura del massimo delle ultime tot barre, ma c'è un margine appunto definito dalla variabile. Quello 0,2 sta per 0,2 pips, quindi non è un Esatto. pips, ma è 0,2. Quindi se tipo, vedete qui, a 1,19 e 88,0, non entro a 1,19,88,0, ma entro a 1,19,88,2. Perché c'è il margine di 0,2. Ok. Ok, allora abbiamo spiegato tutte le variabili, siamo andati Scendo oltre. un attimo. Il tempo trascorre velocemente, c'è molto da dire. Allora, passiamo un attimo ai backtest. Ah, sì, fai vedere qualche backtest, giusto per. Allora, qui abbiamo spiegato tutto. Questo gestione profitti l'abbiamo. Allora, questo è l'abbiamo fatto su le tre valute principali, sia per questione di tempo, anche perché poi, come ha detto Salvatore, è qualcosa che lui non fa di solito, quindi si è dovuto riscaricare gli storici. È una cosa che gli ho chiesto io, quindi l'ha fatta anche con, diciamo, con un certo. Non è stato molto felice di farli questi backtest, però li abbiamo estratti su USD/Yen. Sul cable e su euro dollaro. Quindi su USD/Yen nel 2016 vedete questo tipo di profitto a leva, come abbiamo detto, sempre minimo 1 e massimo 2. Andiamo veloce perché siamo andati oltre l'ora e non so se c'è tempo per il termometro Forex. Il 2017 vedete come ha sofferto di più l'expert. Questo è sempre facendolo lavorare da solo. Allora, i drawdown sono comunque molto contenuti, quindi su questo expert non vi andate sicuramente a bruciare il conto. Ovviamente, anche perché è dovuto all'utilizzo della leva bassa, questo sicuramente sì, però già la logica dell'expert che entra massimo una volta per direzione, poi si edgia, quindi è molto, anche molto robusta come logica, anche perché tiene conto della volatilità. Poi, sul cable, quindi vedete come l'anno 2016 sia stato un anno più proficuo. Aspetta, vediamo perché ho una domanda. Con che grafici storici avete fatto il backtest? Allora, tu li hai presi da Duca Scopi, giusto? Sì, allora, Da vabbè, io ho fatto Strategy un gruppo Quant. dove ho scaricato degli storici, ce l'ho anche dal 2007, però se non erro in questi grafici. Comunque qualità superiore al 90%, cioè dal 90% se non sbaglio, giusto? Sì, però ci sono diversi, per esempio sterlina dollaro è impostato su un time frame H1, se non ricordo male, è così, adesso sei sulla slide, ma se non erro sopra dollaro yen mi pare che l'ho fatto su 5 minuti addirittura, se non ricordo male. Vedi un Ok, po', però sale. comunque è uno storico. Fatto bene, nel senso che comunque ci sono degli storici che si scaricano. Adesso io non mi ricordo bene come si chiama che cos'è l'analyzer strategy quanto, non Downloader è un se il utility dollaro. basta da Duca Scopi, prendiamo per buoni quelli, insomma, ma ripeto. Ribadisco, non c'è miglior test che possiate fare se non quello di farlo girare. Sì, quello è Mettiamo. vero, però sai, magari vogliono, molti trader vogliono comunque iniziare a vedere se magari dedicarci il tempo, lo vedono dai backtest che poi siano utili o non utili, però comunque danno, diciamo, una sorta di visione dell'expert, quindi poi possono decidere in base anche a questo. Vabbè. L'euro-dollaro qui l'avevamo iniziato, non avevamo l'analyzer, quindi anche qui ha guadagnato su euro-dollaro. Poi, su euro-dollaro, che è un cambio che io trado personalmente, che mi piace particolarmente, l'ho fatto mese per mese. Ho fatto questa prova qui e
E quindi per vedere un attimo la robustezza dell'expert facendolo mese per mese, quindi ha quasi sempre guadagnato, chiuso in guadagno, piccoli profitti, però comunque vediamo se trovo qualche mese in perdita. Qui c'è No, andato ci resta qualche giù. mese in mezzo, sicuro. No, non mi ricordo sempre, però. No, allora sul 2017 ha lavorato molto bene sull'euro-dollaro, qui agosto. No, allora 2000, forse era il 2016. Vedete qui, comunque le fasi di drawdown sono molto, non sono eccessive perché qui, comunque il drawdown, se non sbaglio, è Ma è intorno al sotto. 2%, 2-3%. Infatti, poi questo mese è stata una fase di drawdown dell'expert, dopo che era partito sui primi trade, quindi quello che dicevamo prima, il profitto mensile, magari voglio che un profitto di 150 euro, quello che è, e quindi. L'expert avrebbe risparmiato tutta questa fase di drawdown. Cioè, è molto relativo, veramente, molto relativo il back Sì, test, però veramente. Cardano è appunto è stato No, fatto infatti con gli spread correnti, quindi su gli spread che mi dava su TIC 1000, che sono tra i più bassi. Quindi. Ecco, febbraio qui ha chiuso in leggera perdita, febbraio 2016, qui 46 non ha fatto praticamente nulla, quindi qui ha. Sostanzialmente, da febbraio, marzo e aprile del 2016 ci sono stati 3 mesi dove l'expert non ha fatto granché, però io qui non è che lo vado a spegnere l'expert e dire no, non ha più guadagnato e quindi amen. È comunque ha lavorato bene magari con la fase sul laterale, quindi mi ha fatto perdere poco. Anche maggio, quindi 4 mesi sicuramente difficili, per poi andare sul giugno 2016 a performare, quindi a darmi quello che magari doveva fare l'expert e quindi andare a guadagnare quasi il 2%, che ripeto sono sempre sull'EVA 1. L'importante è che i drawdown siano assolutamente contenuti. Anche luglio più o meno ha guadagnato, agosto non ha fatto granché, settembre ha guadagnato poco, ottobre ha chiuso in leggera perdita e poi a novembre 2016 ha avuto, diciamo, questo esploit oltre il 2% e dicembre poi ha chiuso in modo sì, su 70 euro, quindi allora. Drawdown sono Però appunto. vedete, ad esempio, euro-dollaro è stato il 2016 comunque un periodo con poca volatilità, facendo lavorare l'expert sulle altre due valute, vedete che comunque USD/JPY nel 2016 è stato un anno ottimo per questo expert, perché ha guadagnato il 10% all'EVA 1 con un drawdown del 2,47. Quindi assolutamente notevole come rapporto tra profitto e drawdown. Volevo rispondere a qualche domanda perché ne vedo vari. Allora, io non so se abbiamo tempo per il termometro Forex. Allora, ma se finisce la sezione tutti vengono chiuse in perdita, cioè chiude tutto? Sì, chiude tutte le operazioni se finisce la sessione. Ma io questa dove lo si trova? Dopo vi mando il post, l'indirizzo email a cui richiede. Allora, io per necessità comunque tecniche devo chiudere la registrazione dell'expert, quindi per chi vorrà seguire adesso poi spieghiamo senza registrazione il termometro Forex, quindi Senza registrazione non possiamo fare il termometro perché sì, ve lo c'è. spiego così a chi resta ve lo spieghiamo il termometro Forex, ci fermiamo altri 20 minuti e adesso tra poco stoppo la registrazione, vi dico solo come averlo. L'expert, come dicevo, non ci sono limitazioni, quindi lo potete provare tutti su qualsiasi broker, non siete costretti a provarlo su TickMill, viene dato, Salvatore, 3 mesi per farlo lavorare, giusto? Sì. Ok, quindi potete farlo
lavorare su qualsiasi altro broker. Se volete provarlo già da domani, però mi raccomando che sia chiara la logica dell'expert, potete farlo magari provare anche su conto reale, sul conto di benvenuto di Dick Mill, che vi dico dove andarlo a scaricare per chi non è ancora cliente. Cioè, sì, conto... Voglio precisare pure quest'altra cosa, non vi sto vendendo assolutamente nulla, non vi sto proponendo nessun abbonamento, ve lo do in maniera del tutto gratuita, quindi insomma, le provate pretese... E poi, quindi il conto di benvenuto qui si scarica da www.tickmill.com, su promozioni vi scaricate il conto di benvenuto, ci sono $30, ovviamente è quello che è il margine, non fate lavorare a 0,1 con i microlotti, quindi non c'è nemmeno il raddoppio, quindi è molto limitato, però se volete farmi diciamo un'idea, 001. ecco, infatti, 001, perché non c'è margine operativo, avete su euro-dollaro, se lo fate lavorare con 001, avete un margine operativo di circa 300 pips, quindi poi non c'è nemmeno il raddoppio. Se poi volete unirvi alla chat, noi da domani lo facciamo, lo testiamo subito in real, vi giro il link in chat. Mettimi nella chat perché me l'hanno chiesto prima. Allora, la chat di Telegram. No, se sei chi è? Danilo, no, se sei già cliente non puoi ottenere il fondo di benvenuto. No, ovviamente questo vale solo per chi non è cliente di Kmill e quindi vuole provarlo. Vi ho inviato il link di Working Forex, ve lo rimando da qui. Ah, ecco qua in chat, sì. Ok, per richiedermi l'expert, allora, ci sono tre modi, sostanzialmente. Io sulla mia pagina Facebook ho fatto questo post, quindi mi trovate con Giuseppe Cericola, la pagina, quindi non il mio profilo personale, ma come pagina Giuseppe Cericola c'è questo post, dove c'è appunto scritto grazie per aver partecipato al webinar, per richiedere l'expert, quindi dovete essere voi a richiedermi l'expert, potete inviarmi o un'email a giuseppe@tickmill.co.uk o via Facebook, quindi magari mi commentate il post, oppure mi inviate un messaggio privato, quindi poi ve lo invio privatamente, oppure appunto dalla chat di Telegram. Quindi il post l'ho fatto poco fa, quindi se volete l'expert, queste sono le modalità per averlo. Salvatore, ci siamo dimenticati di qualcosa? Credo di no. No, lascia l'ultima pagina dei contatti, lì, ecco. Ok, info@workingforex.it e poi risponde direttamente Salvatore. Sì, ma per tutte le richieste, datemi tempo perché siete davvero tanti, riceveranno poi Ah, dicevo, sì, io l'ho scritto sul post, entro 48 ore cerchiamo di mandarlo a tutti l'expert, quindi verrà inviato a tutti. Ok, io chiudo la registrazione, per chi vuole restare spieghiamo adesso il termometro Forex. Grazie per aver partecipato al webinar e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.